Buongiorno a tutti, sono Luca Riccardi, General Manager di Tecnomed Italia e in questo video oggi ti parlerò del problema Amalgama. La domanda è: che cosa devo fare per essere in regola con il mio studio? Andiamo a vedere. Prima di tutto ti devo dire che dal 1 gennaio del 2019, entra in vigore il regolamento europeo sul mercurio, la legge 852 del 2017. L'articolo 10 di questa legge prevede quindi anche la gestione relativa all'amalgama del tuo studio. Per cui tutti gli studi che utilizzano amalgama dentale nell'attività clinica oppure rimuovono questo materiale, quindi l'amalgama, dai denti dei propri pazienti, devono obbligatoriamente dotarsi di separatori di amalgama. Questi separatori di amalgama devono avere delle caratteristiche particolari, ma comunque devono filtrare l'amalgama almeno del 95%. La norma impone anche che la separazione dell'amalgama non sia solo sul materiale aspirato, ma anche sui fluidi che provengono dalla bacinella. Quindi in questo caso sarà necessario convogliare tutti questi fluidi verso il motore aspirante. Sfatiamo un mito. E come potete leggere, io non utilizzo l'amalgama, quindi non devo installare nessun separatore. Ecco, questo è falso. È falso perché demolire vecchie otturazioni significa quindi asportare amalgama. Per questo tutti sono obbligati ad intervenire. Che cosa succede se non provvedi? Se non provvedi sono previste delle sanzioni economiche molto pesanti e delle sanzioni anche penali. Per cui se vuoi sapere quali sono gli interventi che devi fare per essere in regola con il tuo studio, ti consiglio di continuare a guardare questo video. La prima cosa che bisogna fare è individuare il tipo di aspirazione che hai. Quindi pu puoi avere un'aspirazione anello liquido umido per due o tre riuniti. Come fai a riconoscerla? Se tu vai sulla sala macchine, devi vedere prima di tutto se dal motore parte un tubo di scarico a pavimento. Seconda cosa, se sul motore è collegata l'acqua di rete. Ultima cosa, se il tuo motore è dotato di un filtro secreti che tu o la tua assistente periodicamente pulisci. Nel caso in cui tu abbia un anello ad aria da due o da tre riuniti, la prima cosa è che andando in sala macchina vedrai che il motore è simile a questi illustrati in questa slide. Secondariamente non ci sarà la presenza del tubo di scarico a pavimento, ma il motore sarà collegato solo da due tubi corrugati abbastanza imponenti, uno di entrata e uno di uscita. Il terzo tipo potrebbe essere un anello umido o semi-umido monoposto, quindi per un riunito. Solitamente questo motore aspirante era chiuso in un box e sta o di fianco al tuo riunito, oppure nella stanza attigua massimo a 4 metri dal tuo riunito. E sotto puoi vedere delle immagini dove quelli con i box sono anelli semi-umidi e quelli invece senza box sono anelli umidi per un riunito. Ora, individuato il tuo tipo di aspirazione, cosa devi fare? Andiamo a vedere in particolare cosa bisogna fare se il tuo studio ha un'aspirazione ad anello umido o liquido da 2 o 3 riuniti. Come vedi sotto a questa slide c'è una banda verde, quindi tutte le slide che vedrai con la banda verde sono relative al caso anello umido o liquido da 2 a 3 riuniti. Se il tuo riunito ha lo scarico della bacinella, quindi dei fluidi della bacinella diretto a pavimento, occorre installare una speciale valvola sotto bacinella. Il codice di questa valvola è 400 500 02. La valvola è disponibile sulla nostra e-commerce e in questo modo le acque di scarico non andranno più nella rete fognaria, ma saranno convogliate verso il motore aspirante, come dicevamo all'inizio. Come potete vedere, in questo caso bicchiere e bacinella scaricano direttamente. Mettendo la valvola, bicchiere e bacinella scaricano grazie al motore aspirante. Il secondo passo è inserire un separatore d'amalgama, codice 010 500 04. Qui sotto è rappresentato il collegamento di un motore anello umido, dove abbiamo il condotto aspirante,
l'area di scarico e lo scarico dei fluidi a pavimento. Il separatore è disponibile sulla nostra e-commerce e il tempo per l'installazione del separatore non supera i 30 minuti. Vediamo che per anello umido il separatore deve essere montato a valle del motore aspirante. Come potete vedere, devo intercettare il flusso di scarico del motore, lo devo far passare attraverso il separatore e poi tornare al tubo di scarico. È importante che il separatore sia montato ad un livello pari al motore e non superiore. Nel caso invece dell'anello liquido, io dovrò inserire il separatore a monte del motore aspirante, rispettando sempre il livello del pavimento. Vediamo invece cosa bisogna fare se hai un'aspirazione con l'anello ad aria da 2 o 3 uniti. Qui abbiamo due soluzioni. La prima soluzione è sostituire il vostro separatore di acqua-aria all'interno di ogni riunito con un separatore di amalgama interno al riunito, ovviamente. Il codice è 010-600-01 ed è presente sulla nostra e-commerce. In questo caso bisogna però stare attenti agli spazi, perché dentro al riunito gli spazi non sono molto generosi. Tanto è vero che qui abbiamo messo, ecco, delle misure di questo separatore che è alto 300 mm circa e largo 173 mm. Come vedete, va montato all'interno del riunito sotto il gruppo idrico al posto di un separatore acqua e aria normale. Se le dimensioni non permettono il montaggio di questo separatore, si può optare per un separatore esterno carenato. Il codice è 010100038. In questo caso vediamo lo schema di come va montato il separatore, quindi ai piedi del riunito. Vediamo adesso la seconda soluzione, se hai un anello all'aria per 2 o 3 riuniti. Se tutti i tuoi riuniti sono dotati di un separatore acqua-aria e comunque tutti gli scarichi dei tuoi riuniti vengono convogliati in un unico punto, è possibile montare il separatore 010-500-04 a valle dello scarico principale sotto il livello del pavimento. In questo caso dovrai consultare prima un idraulico e un muratore per vedere la fattibilità di questa soluzione. Tengo a precisare che questa è una soluzione più economica rispetto alla soluzione 1. Ovviamente ci sono dei limiti perché occorre analizzare come sono fatti gli scarichi dei riuniti del tuo studio. Fino adesso abbiamo visto la casistica di 2 o 3 riuniti, ma se uno avesse da 4 a 6 riuniti, che cosa deve fare? La stessa cosa che abbiamo spiegato in precedenza, però al posto del codice 010-500-04 dovrò installare il codice 010-500-007, che non è altro che un separatore doppio che è predisposto al filtraggio di più litri al minuto. L'ultimo caso è cosa devo fare se invece ho l'aspirazione ad anello umido o semi-umido per un riunito, quindi monoposto. Normalmente il motore aspirante, come avevamo detto in precedenza, viene montato ai piedi del riunito. In questo caso io dovrò installare un separatore esterno carenato, codice 010-138. Il separatore è disponibile sulla nostra e-commerce e verrà installato in questo modo. Questo è tutto. Per informazioni tecniche sul montaggio dei prodotti che ho appena descritto, puoi cliccare sui link che trovi nella nostra landing page sotto a questo video. Se invece vuoi informazioni commerciali, puoi contattare il tuo area manager di zona e di seguito vedi la cartina e le aree di appartenenza. Io ti ringrazio per l'attenzione e spero che questo video ti sia stato utile per risolvere i dubbi che avevi. Un saluto da Luca Riccardi, General Manager di Tecnomed Italia. Ciao!